Buongiorno amici, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi primo giorno ufficiale a Seoul. Ho dormito, devo dire, relativamente bene, non pensavo. C'è un po' un casino qua, quindi la casa ve la faccio vedere meglio dopo. Ora sono in uscita perché voglio andare a vedere se riesco a prendere la SIM per il telefono, perché mi sono accorta che ho veramente difficoltà nello stare senza, anche se qui la connessione c'è un po' ovunque, anche in metro per dirvi. Però è proprio una cosa che mette l'ansia a me non avere la possibilità di in qualsiasi modo, no? Collegarmi con il mondo. Quindi mi sono data appunto una truccatina molto veloce. Stavo cercando adesso le indicazioni. Mi sono resa conto che apprezzo molto di più Naver Map come applicazione che Kakao Map per quanto riguarda lo spostarsi con i mezzi, ma poi vi parlerò bene anche di tutte le varie app. Ci metterò un po' ad arrivare perché ci vogliono 40 minuti circa. È un po' lontanino da dove sto, però vabbè, tra l'altro non ho fatto colazione, sto morendo di fame. Magari mi fermerò da qualche parte, però volevo arrivare a qualche caffè, quindi penso prenderò qualcosa di veloce al convenience store e poi magari lì intorno c'è qualcosa. Ma prima, quick outfit of the day. Ho messo praticamente tutte le cose che ho preso da Shein, quindi questa maglia qui, anche se spero non faccia freddo che sta piovendo, non lo so, nel caso vabbè entro e riesco, vedo un attimo. Poi il pantalone appunto è sempre quello di Shein a vita alta. Ho messo le Dunk Low perché almeno sono idrorepellenti. Ok, io ci ho provato comunque, ma ovviamente mi hanno detto che oggi è chiuso, quindi dovrò tornarci domani. Però visto che sono qua vicino, adesso vedo cosa posso fare nelle vicinanze. Eccoci qua, come vedete già abbiamo il manifesto del ragazzo. In realtà hanno tolto quelli grandi e tutte le varie statuine, però vabbè ragazzi, questo è. Tanto il tipo è qui. Qui ci dobbiamo venire tra qualche giorno, ma ci verremo anche più di una volta, quindi poi vi farò vedere bene la hype dentro, anche perché stanno facendo i lavori e mi pare che chiuda per un certo periodo. Quindi saltino veloce. E adesso vado a fare un giro qua ai caffè che ci sono qua dietro, voglio vedere se c'è ancora qualcosa, perché allora prima oggi è domenica ed è tutto chiuso. Ci sono appunto i bombini che sono questi aperti, quindi alle brutte mi butterò lì dentro, o comunque dopo devo tornare verso Hongdae perché devo passare appunto da Daiso a prendere delle cose. Ho visto che in teoria hanno anche le mascherine dei BTS, quindi devo andare a vedere che l'ultima volta non l'ho beccate. Vedete, questo addirittura si chiama Pied Piper. Che carino però. E poi sostanzialmente qua dietro ce ne sono altri. Non mi ricordo mai se è la prima o la seconda, ma adesso vediamo. Questo qui è il Black Drum, dove sono andata anche l'altra volta. Chissà se hanno ancora le cose di Jungkook. Non lo so, dovrei iniziare a vedere. Questi sono i parcheggi comunque, così per dirvelo. Anche lì. Sono anche lì, ora faccio un po' un giro. Credo entrerò qui dentro. Sono da Daiso, sto facendo shopping per la casa. Mi è venuta la malsana idea di comprare le ciabattine per la doccia. Solo che ovviamente devo trovare la misura perché anche sì. Ho già preso le bacchette. Qui ci sono tutti i set, guardate che carine. Anche così sono carine però. Ora vorrei un bicchiere, ma mi sa che lo vado a prendere da un'altra parte. Perché questi sono carini, ma praticamente vendono di tutto, cioè letteralmente la qualunque. E poi guardate qua, c'è il reparto foto, guarda tutte robe. Qui abbiamo anche gli amici, vi pare che non ho preso le mascherine qua. Ci sono quelle singole e i pacchi. Appena tornata alla casetta, mi sono ovviamente arricciati tutti i capelli, tanto li devo lavare, hanno preso questa forma indefinita, ma
Non avevo dubbi. Tra l'altro, ripeto, fa caldissimo, quindi ogni volta devo accendere il condizionatore. Stamattina ero uscita con tutta la felpina, le robe, tolta subito. Cioè, letteralmente, se fossi uscita 2 minuti dopo non l'avrei messa. Comunque, oggi ho fatto un sacco di passi e sono solo le 4:20 di pomeriggio. Cioè, letteralmente ho fatto 20.000 passi, 14 chilometri. Una robetta. Sto caricando un po' il telefono, sto facendo un po' di cose appunto con internet, quindi sono tornata a casina e vi faccio vedere le cose che ho comprato per la casa. Non mi ricordavo bene cosa c'era e cosa no, quindi ho preso solo proprio le cose che mi ricordavo mancavano assolutamente. Poi in realtà volevo uscire, andare a qualche caffè e mettermi a montare il video, almeno quello di ieri, così domani ve lo carico. Quindi tra quelli che mi sono salvata ne cercherò uno qua vicino, o comunque insomma ne ho visti tanti passando. Queste palatine perché volevo provarle. Non c'è il cacchio di gelato, quello fatto a pannocchia che si era preso JK nell'ultimo run BTS. L'ho cercato in 4 convenience store, non ce n'aveva neanche uno, quindi non so se è l'effetto JK o semplicemente che boh, è domenica, magari lunedì riforniscono, non ho idea. Poi ho preso le alghette, queste qua io le adoro, le mangio tipo con tutto. Qui le paghi tipo 30 centesimi, una cosa assurda. Poi ho preso queste, che sono le uova, quelle prebollite, insomma, queste sono le soft boiled. Questa è una di quelle cose che tipo, secondo me, è la svolta della vita. Da mangiare insieme ai miei amati bibimian. E poi ho preso questo, che praticamente c'è scritto homemade. Poi, invece, da Daiso, la tizia mi ha fatto comprare una busta. No, sto scherzando. Cioè, lei mi ha chiesto se la vuoi, io ho detto sì, la prendo, amica, tanto stiamo qui, insomma. Almeno la uso anche per andare a fare la spesa. Tra l'altro, mi si è rovinato il bicchierino del compleannino di JK. Voglio piangere. Dallo store di Cacao Friend, che è questo qui, ho preso questo set di bicchieri, che tra l'altro l'altra volta mi sono ricordata che Ross l'aveva preso. Sono troppo bellini questi bicchieri. L'ho pagati 20.000 won e sono 2 bicchieri. Cioè, già solo oggi ho speso quello che dovevo spendere in una settimana e avevo detto di no. Però vabbè, è l'inizio, ragazzi. Cioè, è l'inizio, bisogna un attimo, no? Mettere in chiaro le cose, capire come muoversi, eccetera. Quindi ci sta. Da Daiso invece ho speso poco, perché vabbè, da Daiso, raga, ho speso 28.000 won, che sono anche qui 20 euro. Ho preso le ciabatte, quelle per la doccia, che tra l'altro il tipo ce ne ha lasciato un paio, però penso le darò a Ross, e io appunto mi sono presa queste rosa. La mia taglia qui in Corea è scritta così. Sono 2,60, che appunto sarebbero 26 centimetri, che equivale a un 40 più o meno. Poi ho ripreso questo paio di ciglia finte. Anzi no, questo è un altro paio per provarle. Poi appunto le mascherine dei BTS, ovviamente viola, ma c'erano di un po' di colori, l'avete viste. E il set da 6 veniva 5.000 won, mentre quelle singole 1.000, quindi ho detto senti, cioè sostanzialmente è come se te ne regalassero una praticamente. Poi questa cosa è una svolta, raga, voi avete mai visto i cotton fioc singoli? Cioè proprio chiusi singolarmente, io sono impazzita. E c'era anche un cotton fioc stranissimo che secondo me usano anche le stylist, le makeup artist quando le vedo, agli idol eccetera, per fargli la zona sotto, perché erano troppo particolari. Li devo prendere assolutamente, li dobbiamo provare poi. Poi il set di cucchiaio e bacchettine. Poi questi qua, ragazzi, i calzini con i piedini, cioè con le ditine. Dai, per favore, comodissimi. Io questi qua ce l'ho già a casa e 2000 won. Poi i filtri per la doccia, perché allora qua l'acqua non è il massimo, quindi per i capelli, cioè ci manca solo che mi rovino i capelli perché uso l'acqua di qua, non rischiamocela. Prendiamo questo coso e ho preso il filtro normale e poi quello con la vitamina C, così li proviamo entrambi. Poi una spazzola, ho preso questa qui per fare la piega, più che altro per rientrare un po' le punte. Poi questa è troppo carina, sono le spugnettine 1000 won con la confezione, col fatto della mascherina, vedete? Cioè io sono truccata, ok, ma il naso ovviamente si è tutto tolto, quindi io mi porto questi tipo imbevuti di un po' di fondo con lo cushion, e con questi ti fai i touch up in giro. Tra l'altro qui è bellissimo perché vedi gente in giro con il bigodino, gente in giro che si
trucca letteralmente in metro. Oggi ho passato la giornata in metro da una parte all'altra, cioè non credo di essermi fatta tutta Seul, ma una buona parte. Non mi sono persa neanche una volta. Un po' istinto, un po' a culo, un po' con quello che riuscivo sull'app, perché poi ripeto, non ho internet. Non vedo l'ora che sia domani e prendo sta benedetta scheda, perché è un po' limitante. Cioè ogni tanto mi si collegava alle stazioni dove ero già passata e mi arrivavano i messaggi. Però ecco, tipo le applicazioni tipo Kakao Metro, che è quella appunto dove si vedono le metro eccetera, quelle vi funzionano, cioè vi traccia la mappa insomma delle varie fermate. E poi ho preso una tazza, non mi ricordavo se qua c'era alla casa, però vabbè, l'ho comprata, carina, per fare colazione la mattina, anche se devo ancora trovare il mio caffè, quello che prendevo a casa. Probabilmente forse lo venderò però al supermercato più che ai convenience store, quindi quando riuscirò a trovarne uno. Poi magari sono io che non riesco a trovarli, ma non riesco a vedere tipo i nostri Conad per esempio, i nostri Percop che vi dico a fare. Però visto che le mani me le sono lavate, tanto assaggiamo queste. Credo dovrebbero essere normali. Qui hanno una fissazione per la pannocchia. Cioè, letteralmente. Io. La trovate ovunque. C'era il tè alla pannocchia. Cioè, puoi fare il tè alla pannocchia. Patatine. Vabbè. Tu dici mais, ma questa sa proprio di pannocchia. Hai presente quando la metti sul barbecue? La pannocchia. Bevande. Gelato. C'è di tutto. Tutto la pannocchia. Anche perché mi avete chiesto, Ila, ma come farai questi mesi a Seul? Lì si mangiano un sacco di carboidrati. Allora, qui si mangiano un sacco di carboidrati, purtroppo. E io sono un po' insulino resistente. Quindi sarà particolare come esperienza. Però, se tutti i giorni cammino 20 km, capite bene che il problema mi si pone ma fino a un certo punto. Quindi io, ecco, cercherò di mangiare bene tutto quanto, ma anche godendomi l'esperienza, perché insomma, sennò un po' pesantuccio. Poi, non sono ancora andata a un ristorante, perché allora qui mangiano molto presto in realtà, sia a pranzo sia a cena. Quindi devo un attimo entrare nei ritmi, cioè questi giorni sono proprio di adattamento, sono felice di essere arrivata un po' prima delle altre, perché almeno, no, comincio a impiantarmi, perché sennò sarei rimasta un po' confusa. Sto cercando di capire come si mette il filtro. Perderà un po' d'acqua, ma tanto qui abbiamo il water, quindi il problema non si pone. Questo si avvita qua. In realtà è comodo, perché lo facciamo pure noi sta cosa? E quindi poi si chiude e dovrebbe andare così, in teoria. Stasera dovrà essere provato, anche perché appunto mi devo assolutamente lavare i capelli. E adesso mi devo incontrare con Lara, che è una ragazza con cui tra l'altro parlicchio già da un po' su Instagram, perché ci eravamo sentite, le avevo detto che sarei venuta e lei appunto vive e studia qui. Più o meno tra un quarto d'ora, 20 minuti, ci incontriamo. Sono molto curiosa, le devo chiedere un sacco di cose, quindi sarà molto interessante. Se vorrà fare un saluto poi ve la faccio salutare. Ora, volevo farvi l'house tour, anche se vi dico molto breve ed è molto incasinato, quindi non ci fate caso. Allora, qui c'è la porta, ovviamente in Corea hanno il tastierino per aprire. Mi è arrivato un messaggio, qui arrivano messaggi a ogni minuto per avvisi di qualsiasi tipo. Poi questo è per aprire e chiudere dall'interno, ovviamente. Vi faccio vedere, così si apre, potete uscire, poi si richiude. Poi lì c'è tipo la zona lavanderia, poi qui c'è la stuoietta per le scarpe, da lasciare appunto prima dell'ingresso. Poi si prendono le ciabattine, quindi piccolo ingresso, quadri, molto namjoomica come casa questa. Appena si entra da questa parte c'è subito il salottino. Qui c'è il purificatore, perché sapete che l'aria qui è molto 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 sporca, quindi praticamente ogni casa c'è purificatori. Questa ce n'ha uno, però praticamente non lo spengo mai, perché già sento mi sta venendo mal di gola. Vabbè, qui ci ho appoggiato un po' di roba, lasciate perdere. Questo è uno degli avvisi che vi dicevo, arrivano in continuazione, sia per tipo persone scomparse, allerte meteo o cose, se c'è stato qualche caso positivo vicino a voi, oppure tipo stamattina era scappato non ho capito chi e c'era scritto peso, altezza, come era vestito, cioè di tutto. Quindi qua c'è una piccola console con la televisione, qui poi c'è la finestra che dà fuori,
Lì vabbè, ci ho appoggiato un attimo le valigie, altri quadri, e qui c'è il casino, ve lo dico, però fate conto che non ci sia tutta quella roba. Ci sarebbe il divano, condizionatore, tavolino. Di qua invece c'è lo specchietto, appunto, che vi ho fatto vedere anche stamattina. È super bello, cioè veramente super estetico questo specchio, tranne il mio cuscino per il viaggio e il mio zaino, ma anche quelli sono dettagli. Poi qui c'è la cucinella, qui ci sono gli asciugamani puliti, un fornello a induzione, alcune robine, l'altra finestra, il lavello, qua appunto le cose che ho lavato, qua le cose che ho comprato, bollitore, microonde e piccolo frigo. E qui poi c'è il bagno, come vi dicevo è molto particolare perché appunto hanno questa doccia strana, dove letteralmente state sul water. Però vi devo dire, pensavo fosse peggio. Ieri l'ho fatta tranquillamente e poi si è tutto asciugato. Infatti è leggermente conco il bagno e poi va tutto lì. Qui appunto c'è la tenda della doccia, se appunto sì, chiamarla doccia, perché in realtà poi così sono le case coreane, cioè non è che ho deciso io. E qui c'è un piccolo ripostiglietto per tutte le cose, io ci ho messo un po' di roba di skincare anche qui, però in realtà appunto facendo una doccia qui, cioè che cosa posso metterci, si bagna tutto, quindi staremo a vedere. Poi uscite dal bagno e qui c'è la camera, è super 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 carina. Praticamente qui dà sulla strada, la vista è letteralmente sulla strada, come vedete ci sono già delle coppiette perché qui c'è un ristorante. Quindi qui c'è il mio lettino e quello poi sarà il letto della Ross. Ecco, l'unica cosa è che non c'è un armadio, quindi dovremmo capire io e lei come fare. Ci sono quelle scatole e appunto l'appendino, ma non lo so. E questo è, quindi mi do una sistemata e appunto mi vado a incontrare con Lara. Guardate dove mi ha portato Lara, in questo posto che è troppo carino. Vi giuro, non ci sarei mai entrata, adesso ve lo ricorderò. Guardate. Oh, vabbè, che cos'è? Che cos'è? Cioè, Radish. Radish, ma come lo spieghi? Ci sono anche tutte le firmette, che carino. Eccola, sono sì. Quindi adesso ci mangiamo qualcosina, perché io non ho prantato, cioè ho mangiato una cosa così al volo velocissimo, non so neanche che orario fosse, mi sto un attimo perdendo. Mamma mia, guardate come scrocchia, io so proprio da essere merda. O questi col gambero anche, o quelli normali, non mi fido, prendi tu. Ciao Gio. Ne. Calvi mando una ragno. Seo mando una ragno. Calvi mando, Seo mando. Capite? Metto sottotitoli al massimo. Allora, già che io lo so. Scusi. E quello ok. Sto riprendendo questi giorni in giro nei convenience store, eccetera, con silenzio. Si sente anche quando prendo una robetta leggerissima, dico che meraviglia. Il silenzio. No, te l'ho detto, cioè. È quasi, cioè, riesci a sentire i tuoi pensieri. Grazie, signora. Allora, abbiamo preso. Questi erano quelli col maiale, giusto? Che era? Con la carne. Con la carne. Questo col gambero con la cutina. Che carino. Come si dice buon appetito? Ciao, come che si vita. Ciao, come che si vita. Ma c'è da... C'è la che pastina sottile. Buona. In effetti non ci avevo pensato a venire a mangiare i ravioli. Allora, siamo venuti a un 7-Eleven. Ovviamente è l'ora del latte, ragazzi. Cioè c'è proprio un orario. Ma abbiamo questo. Mi è stato consigliato di provare questo. Vediamo se sta di popcorn, perché sono spaventata. Ma è dolce? No. Solo l'aroma. È solo l'aroma, non dovrebbe essere dolce. Strano! Allora, meglio di quello che avevo provato in Italia, perché ne avevo preso uno così. Questo sembra più saporito, però. Però è strano! Se lo vuoi. Non ce la faccio! Però ho trovato questi in compenso. Gli sneakers dei BTS. Cioè, toglietemi da questo paese, ve lo dico. Guardate cosa mi hanno fatto prendere al Cup Sleeve Event. Un altro in cui siamo finite. Ah, giustamente, d'altra parte. È qui, aspetta però, perché sennò sembra tutto Joy Gay. Oh, c'è anche Namjoon, ovviamente. Ragazzi, è un altro livello. Questa cosa è troppo buona.